potrei iniziare a vloggare, potrei iniziare a vloggare come una qualsiasi persona normale, ma io non sono normale e quindi sono in soffitta, però la vista è molto molto bella. Quindi time lapse. Forse è meglio un caffè. Sì. Voi direte: ti sei appena svegliato? Io vi dirò: non ho dormito come di solito. E oggi voglio fare questo esperimento di fare il vlog. Manca qualcosa. Le sigarette, eccole. Oggi appunto volevo fare un qualcosa di diverso che non ho mai fatto in questa maniera. I youtuber, si sa, fanno cose. E monto video per lavoro. Grazie. Dicevo, oggi quindi ho deciso di provare a vloggare una mia giornata. E come molti youtuber, non avendo una grandissima vita, perché si lavora, barista? Non so quanto la batteria della mia telecamera tenga. Comunque, appunto, ho deciso di provare a fare un vlog non avendo un cazzo da fare. Effettivamente oggi non succederà niente in questo vlog. Devo lavorare. Quindi, lavorare e passare un'altra bellissima giornata. Oggi dovrei continuare lavori semplici, non devo complicarmi la vita facendo vari storyboard, preproduzione ambigua, ti fa uscire pazzo! Proseguirò semplicemente ponderando con tranquillità il montaggio di un videoclip. Ci può stare. Dimenticavo una cosa importante, anche se oggi praticamente rimarrò tutto il fottuto giorno chiuso dentro casa a lavorare, non posso venire meno al mio obbligo morale di indossare un cazzo di orologio. Voilà. Stacco creativo. Ora mi sono reso conto di una cosa che ancora non vi ho detto. Io ho diversi lavori, produzioni. In queste ultime settimane mi sto concentrando su un videoclip, una canzone rap, trap. Quindi mi è venuta questa geniale idea di farvi un quick tutorial su come diventare un rapper in meno di un minuto. Andiamo! Numero 1. Avere dei tatuaggi. Potete comunque disegnarveli con i pennarelli, pure quelli che si infilano tipo calza. Passo numero 2. Cambiarsi maglietta. Fatto! Numero 3. Incurvarsi sempre di più e abbassarsi i pantaloni della tuta. Fatto! 4. Aggiungere accessori indispensabili. Collane da vero rapper. 5. Delle cuffie da rapper. 6. Mettersi degli orologi molto molto costosi o che comunque sembrino tali. Numero 7. Un grills. E 8 e il punto 9 sono dei soldi fruscianti e almeno 4 telefoni di una marca costosa sul mercato. Scarpa davvero rapper e un'altra indecente che fa sempre molto stile. I got holes up in Brooklyn, my Jamaican bitches be cooking.
Non mi caga nessuno. E adesso sai anche tu come essere un rapper dei tempi nostri. È giunto il momento del pranzo. Cotto e mangiato. Ora mi faccio una pausa. E invece no, andiamo. Dunque ragazzi, questo è stato il vlog più ignorante che io penso di essere mai riuscito a fare. E detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso lascia un mi piace e se non l'hai ancora fatto iscriviti, seguimi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Che fatica fare il coglione!